Cerchiamo di conoscere oggi un personaggio che già moltissimi conosciamo, ma oggi cerchiamo di inquadrare, oltre all'artista, anche l'uomo. Sto parlando di uno dei cantautori più importanti della musica italiana, Don Bachi. Don Bachi inizia a suonare la chitarra da ragazzino. Dopo aver visto il cinema nel 1956, il film Senza tregua e il rock and roll. Comincia quindi a cantare il genere con il gruppo dei Golden Boys, lavorando di giorno come impiegato in una conceria di Pellami e usando anche il nome d'arte di Agaton. Nel 1960 incide il suo primo 45 giri, registrato a Roma, autoprodotto, contenente le canzoni Volo lontano e Solo con te col nome di Agaton e i Pirati. Fin da subito compone le sue canzoni e con la ballata di Frank Ballone viene in contatto con il clan celentano, detto Mariano, ma è grazie a Milena Cantù che riesce a farsi produrre questo disco. Partecipa varie volte al Cantagiro con ottimi piazzamenti. Tanti festival di Sanremo lo hanno visto ai primi posti, sia cantando in prima persona che con pezzi composti per altri grandi interpreti come Mina, Celentano, Vanoni e tanti altri. Entra nella sua vita anche il cinema e con Celentano compaiono nei panni di due frati nel film Il Monaco di Monza per la regia di Sergio Corbucci. A seguire I Sette Fratelli Cervi di Gianni Puccini e Banditi a Milano di Carlo Rizzani. Ma lui ritiene il 1965 l'anno in cui è veramente decollato come cantainventore con la canzone L'amore. Scrive successi grandissimi come Pregherò, L'immensità. Pochi però sanno che Don Bachi è anche un pittore e uno scrittore. Il suo primo libro è Io che miro il tondo, pubblicato da Feltrinelli. Don Bachi diventa così uno dei pochi personaggi della musica che sposa l'arte a tutto tondo. Nel suo caso, è esatto dire una vita dedicata all'arte, visto che parliamo di percorsi riusciti in vari settori? Secondo lei, cosa lega la pittura alla musica e alla scrittura? In quale campo lei si sente più realizzato? Lei è senza dubbio uno dei cantautori che meritatamente rimarrà nella storia della musica. Un cantautore di oggi, in cosa è più avvantaggiato o svantaggiato rispetto a lei? Mi scusi la domanda banale, ma è d'obbligo. Qual è la sua canzone preferita e che non sia necessariamente sua? Lei è molto noto nel mondo, ma non ama scoprirsi troppo. È per non smarrire la sua vera identità o è semplicemente voler tenere distinto Aldo Capone da Don Bachi? Secondo lei, possiamo definire una canzone una poesia in musica? L'8 marzo 2017 è uscito il suo nuovo lavoro, Pianeta Donna, edizioni Ciliegia Bianca, distribuito da Egea Music. Sembrerebbe dal titolo che sia dedicato all'universo femminile. La donna, fonte ispiratrice di infinite opere artistiche, donatrice di vita, osannata in alcuni secoli, trascurata in altri, oggi è quotidianamente protagonista di efferata violenza. Perché, secondo lei, questa retrocessione che invalida i successi faticosamente conquistati in anni di lotte al maschilismo imperante?
Com'è avvenuto il suo incontro con Dila? La musica e l'associazionismo possono percorrere la stessa strada, considerato che entrambi sono esplicitazione di esigenze, disagi, conflitti, desideri e sogni? Dila, com'è possibile, sarà anche quest'anno al Milano Book 2018. Possiamo contare sulla sua presenza e sulla sua preziosa voce per declamare versi suoi o di altri poeti? Lei sa che Dila significa da Ischia l'arte. Ha mai composto una canzone ispirata dalla bellezza di un luogo come appunto Ischia che rappresenta la magia e l'incanto? Grazie maestro per la sua disponibilità e come sua estimatrice per aver fatto delle sue composizioni la colonna sonora di pezzi della nostra vita. Grazie per averlo fatto con garbo, lasciando a noi il compito di apprezzare e comprendere quello che è il cantautore, l'attore, il pittore, in una sola parola, l'uomo Don Bachi. A riprova che la musica non è lontana dalla narrativa e dalla poesia, chiudiamo con questa piacevole conversazione con una piccola considerazione di un grande, Victor Hugo. Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime.